nuovo video. Allora, oggi abbiamo già fatto la colazione. Già fatto, sono le 12. Abbiamo fatto la colazione. E io, ok, vi volevo far sentire il sottofondo che ultimamente ci allieta le giornate. Questa è Camilla che canticchia perché ultimamente in macchina non si può non canticchiare. Dunque, questa macchina è diventata sonora. Dimmi, amore. C'è il semaforo rosso, siamo un attimo fermi al semaforo. Allora, adesso abbiamo finito la colazione. Camilla, Camilla, scusa, non vorrei interrompere la tua canzone, ma che dici se andiamo alle giostrine? Sì. Allora, l'idea è quella di andare alle giostrine sperando che facciano il continuato, perché c'è una mini fiera dalle nostre parti, e quindi andiamo a vedere se sono aperte, ci facciamo qualche giro sulle giostrine, dopodiché organizziamo la giornata, perché non è proprio non è una bellissima giornata di sole, c'è un po' sole, un po' nuvolo, ma vabbè, vediamo il da farsi. Quindi andiamo subito alle giostrine e andiamo a divertirci. Si parte via? Sì, che belli! Ciao! Mamma lo ha detto. Camilla, com'è stato il bruco? Bella! Bello! Maurizio! Com'è stato il bruco? Com'è stato il bruco? Ti è piaciuto? Dove andiamo adesso? Adesso facciamo un'altra giostrina. Volete farne un'altra? Sì! Sì! Ah, queste giostrine è vero. Siamo venute ieri sera, le abbiamo fatte ieri sera queste. Adesso ne facciamo un'altra nuova, va bene? Ok. Giostrine fatte, ci siamo divertiti, bimbi? Non ho sentito, ci siamo divertiti? Sì. Ah, ok, ci siamo divertiti alle giostrine. Adesso non abbiamo ancora fame perché abbiamo fatto colazione da poco. Quindi pensavamo di andare a casa nuova, perché il papà così si mette un po' avanti con i lavori, perché fra pochissimo inizieremo i lavori di ristrutturazione e quindi andiamo verso casa nuova. Voi cosa fate a casa nuova? Giocate con? Non si sente, urlate, con le? Bici. Con le bici, abbiamo le biciclette. Andiamo a prendere, andiamo a giocare con le bici nel cortile giù e anche in garage, perché abbiamo portato le biciclette lì apposta, in modo che quando noi andiamo per fare dei lavori loro si intrattengono almeno a pedalare un po'. È un modo per intrattenerli. Oggi c'è luce che va e che viene, perdonatemi, ma il tempo è un po' ballerino, e quindi niente, ci vediamo a casa nuova. Siamo nel garage di casa nuova, siamo arrivati, non vi posso far vedere le condizioni del garage in questo momento, vabbè. Comunque, anche il garage verrà ristrutturato. Comunque, lì c'è Cami, qui c'è Mauri e stiamo girando con le biciclette, perché loro con... dimmi! È vuota l'acqua, l'ha svuotata il papi l'acqua, amore! Sì, papi l'ha svuotata, perché qui dentro c'è il pavimento liscio e riescono ad andarci meglio in bicicletta. Wow! Vi faccio un piccolo spoiler del garage. Allora, piccolo spoiler del garage. Qui c'è il papà che è intento con la sua valigetta attrezzi, che sta smontando la lampadina. Anzi no, la lampadina, il portalampada. Allora, il garage è abbastanza grande, come vedete è tutto ancora in fase di ristrutturazione. Qui ci sono le due cantine. Dimmi, amore. Ciao. Bici, prendi la bici. Bici. E
lì il bagno, anche quello in fase di ristrutturazione, che è un bagno lavanderia. Anche tutta quest'area verrà completamente smantellata e rifatta, tutto, cioè tutto quello che state vedendo in questo momento verrà rifatto nuovo. Allora, ci riusciamo ad andare in queste bici? Allora dai, fatemi vedere come fate la gara. Con le bici e stiamo colorando, giusto? Stati colorando? Sì, sto cercando qualche funziona! Sì, funziona, vai! Ok, andiamo invece a vedere adesso il papà cosa sta facendo. Ta-da! Siamo rientrati a casa in un colpo di schiocco di dita. Siamo arrivati a casa a mangiare perché è ora di pranzo inoltrata in realtà, perché è tardissimo. Metti bene. Cosa, amore? Devo metterti bene? Sì. Devo mettere bene il fiocchetto? Sì. Saluta, ciao. Ciao. Dove siamo adesso? A casa. A casa. Adesso mangiamo. Cosa mangiamo? Il tonno. Mangiamo pasta col tonno. Il papà è ai fornelli e loro stanno facendo ribaltare completamente la tenda. Aiuto. Casa, perché noi in casa non ci sappiamo stare. Hanno tagliato l'erba, sì. Adesso andiamo verso la macchina e abbiamo deciso così all'ultimo minuto di andare a fare un giro all'IKEA. Wow. Praticamente in mezzo alla confusione. Bimbi, ci siete qua dietro? Sì. Ok, il papà intanto è andato a buttare la plastica e quindi andiamo verso la macchina. Intanto li leggo. Mamma, c'è una... Sì? Ciao. Mamma. Ciao. Mamma. Sì? Sì, è andata via. Andata via, vabbè, allora andiamo. Vado, mi dai la macchina. Ok, ti do Cecch. Un attimo, papà, che dobbiamo prendere Cecch. Ecco Cecch. Vado, eh no, Cecch è di Camilla, lo sai. E Cecch è a casa, amore. Non l'hai preso. Vado, chiudo. Chiudi. Allora, visto che abbiamo un po' di strada da fare, bimbi, cantiamo tutti insieme una canzone? Cantiamo quella della casa. Casa molto, molto carina, senza soffitto, senza cucina. Vai papà, continua. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era. Allora, siamo arrivati in un orario che è veramente super super tranquillo perché è sera. Abbiamo già fatto un minimo di acquisto, questo lo vedrete prossimamente perché mi servirà, lo vedrete in un video. Invece i bambini sono qua e noi ci stiamo facendo qualche idea per la casa nuova, ovviamente. E abbiamo già visto due o tre cosine che ci possono interessare. Dimmi, amore! La tenda, non... la tenda uguale alla nostra, è vero! Oh, che bella questa cameretta, molto molto carina. Allora,
con la nostra faccia stanchissima perché ormai è tardissimo. Ci stiamo dirigendo verso l'uscita. E Camilla, cosa abbiamo comprato? Fai vedere un po'. Teddy. Come sono? Gli? Teddy. Fa vedere. Gli acquerelli. Questi sono sia di Maurizio che di Camilla. Fai vedere come sono belli. Sono grandissimi. Sono in offerta, li abbiamo presi perché gli altri acquerelli li abbiamo, quelli della Carioca, li abbiamo terminati. Praticamente li abbiamo consumati tutti. Gli acquerelli sono, gli altri acquerelli sono finiti, dunque usiamo questi. Siete contenti? Sì. Ok. Sì, adesso te lo fa vedere anche a te. E niente, allora io direi che a questo punto vi saluto e vi mando un grossissimo bacio. Alla prossima, ciao. Anche tu vuoi mandare un bacio? No, dillo bene. Anche tu? Un bacio a tutti.